Allora, signori, una importante definizione associata ai segnali elettrici è quella di spettro, di contenuto spettrale di un segnale elettrico. Di cosa si tratta? Si tratta di andare a vedere come sia possibile operare la cosiddetta analisi in frequenza con riferimento a segnali elettrici che potenzialmente possono variare nel tempo con leggi diverse da quelle che abbiamo visto finora. Finora abbiamo visto segnali elettrici costanti del tempo e segnali elettrici variabili con leggi di tipo sinusoidale. In realtà, vi ricordo, potremmo definirli tutti figli di una stessa famiglia, perché anche i segnali costanti li possiamo vedere come frequenze, come segnali che oscillano a frequenza zero. Quindi è come se noi finora avessimo incontrato e descritto solo segnali del tipo XT uguale XM seno di omega T più T. Ok? Quando omega uguale a zero, questo si riduce a una costante. Bene, che succede se volessi analizzare segnali variabili nel tempo con leggi diverse da quella che vi ho appena scritto? In realtà è possibile ricondurre l'analisi di un segnale che abbia una forma d'onda nel tempo qualsiasi all'analisi dei segnali sinusoidali, andando a decomporre questo segnale nelle sue cosiddette componenti sinusoidali. Lo spettro di un segnale è, come vedremo, l'insieme delle componenti elementari in cui possiamo decomporre questo segnale. Allora, partiamo da un segnale qualsiasi che però abbia una proprietà, sia periodico. Quindi immaginate di avere un segnale XT che abbia un andamento periodico. Una cosa di più. Non necessariamente regolare, però periodico. Ok? Questa non è ovviamente assolutamente una sinusoide. Questo è il tempo. Però, vedete, si ripete con periodicità pari a t, dove t è il periodo di questo segnale. Quindi segnale periodico. Non è più una pura sinusoide, ma un segnale periodico. Allora, se il segnale ha queste proprietà, allora si può far vedere che questa funzione XT può essere sviluppata nella cosiddetta serie di Fourier. Non voglio formalizzare dal punto di vista matematico questo concetto, ma voglio farvelo capire in maniera più semplice. Immaginate di fare questo: prendete il segnale, iniziate a calcolarne l'ore medio, la media integrale, sarà da qualche parte qui, chiamerò x con 0, e questo è il primo pezzo, x e t avrà un primo pezzo che chiamo x con 0. Okay? Quando vado a togliere x con 0, ho riportato questo segnale ad un segnale che ha media nulla, quindi oscilla intorno a 0. Sebbene non sia una sinusoide, ma comunque a media nulla. E quindi inizio a dire, benissimo, iniziamoci a prendere un altro contributo legato a chi? A una funzione sinusoidale, chiamo x con 1, che sarà una sinusoide che oscilla col periodo proprio t. Beh, farà una cosa del genere. X con 1 di t.
x uno di t sarà una funzione che ha una sua ampiezza che non so quant'è, e avrà una pulsazione omega 0 che sarà proprio 2π greco su t. Ok? Vado a sommare anche quest'altro contributo. Questa tecnicamente viene chiamata armonica principale del segnale. Ok? Descrive la periodicità T maiuscola del segnale stesso. Questa X0 si chiama componente continua. Dopodiché, io cosa posso fare? Posso pensare di sommare infinite armoniche superiori, cioè funzioni che oscillino a frequenza doppia, tripla, quadrupla, e si vadano a sommare a queste due funzioni. Ovviamente io come grado di libertà ho sia le ampiezze che le fasi di queste funzioni, quindi queste funzioni possono essere scalate e possono essere traslate, quindi non necessariamente seguiranno gli stessi istanti di passaggi per lo zero da parte, per esempio, della funzione armonica principale. Quindi avremo una funzione che oscillerà a frequenza doppia con una fase qualsiasi. X con 2 di t sarà x2 seno di 2 omega 0 t più phi 2, dove la sua frequenza, essendo due volte quella dell'armonica principale, avrà un periodo che è la metà, e così via. E vado a sommare ancora x2 seno di 2 omega 0 t più phi 2, eccetera eccetera. Bene, se questa somma la porto all'infinito, si può far vedere, teorema di Fourier, che la somma di infiniti contributi costruiti così, con opportune ampiezze e opportune fasi, mi riesce a ricostruire esattamente il segnale di partenza. In altre parole, il segnale di partenza, purché sia periodico, qualunque sia la sua forma, lo potete sempre ricostruire come una serie infinita di segnali elementari. Ciascuno di questi segnali ha la stessa struttura, compreso quello costante. Posso sempre vedere come, vedete, in generale l'ennesimo contributo sarà xn seno di n omega 0 t più phi con n, vedete? E così via, e poi continua la somma. Ovviamente quando n è uguale a 0 la frequenza è 0 e vi ritrovate la nostra media integrale, cioè la parte costante del segnale. Il teorema di Fourier quindi ci dice che qualunque sia la forma nel tempo, l'andamento nel tempo di questo segnale, io posso vedere come una decomposizione infinita, come una serie, una somma infinita di addendi, ciascuno dei quali ha la faccia della funzione che sappiamo trattare, cioè la funzione sinusoidale classica. Ovviamente avremo che, per poter andare a fittare questa funzione, dovremmo opportunamente calcolarci i coefficienti x0, xn e le fasi phi0, phn. Okay? Se proprio vogliamo essere precisi, se vogliamo usare un'unica notazione, la parte costante la dovrei esprimere come x0 seno di phi0, se vogliamo essere precisi. In questo modo tutti i termini hanno la stessa espressione, cioè questa. Ok? Benissimo. Allora a questo punto io posso dire, se volessi analizzare il comportamento di un circuito elettrico qualsiasi, proposto a questo segnale, immaginate che questo sia un segnale che arrivi, ne so, dall'antenna del mio televisore. Non è che tutti i segnali elettrici sono sinusoidi a 50 Hz, perché, come vi ho detto già,
come sappiamo benissimo, i segnali elettrici non sono usati solo per trasportare energia, ma sono usati anche per trasportare informazioni. In quel caso non avete la 50 Hz, avrete molto più probabilmente questo tipo di segnale irregolare. Ok? In realtà quello che accade è che arriva questo segnale e questo segnale si trasmette attraverso i componenti elettrici del mio circuito. Immaginate il segnale che arriva dall'antenna, arriva ai cavi, al decoder, eccetera, eccetera. Benissimo. Cosa succede a questo segnale? Se volesse analizzare quello che succede, ci sono varie tecniche, ci sono delle tecniche che ci consentono di usare direttamente questo segnale. Però se io lo decompongo in sinusoidi, potrei pensare di affrontare l'analisi di questo sistema andando a guardare che succede una per una. Se il sistema è lineare, per esempio, è come se potessimo sovrapporre gli effetti. Immaginate che questo segnale io l'ho decomposto come n generatori, ognuno dei quali ha la sua frequenza. Quindi per applicare la sovrapposizione degli effetti dovrei risolvere n volte quel circuito, ciascuna delle volte con un generatore diverso. Cosa cambierebbe? A differenza degli esercizi che abbiamo fatto, in cui abbiamo 2, 3, 4 generatori con la stessa frequenza, l'unica cosa che cambia è che se volete applicare n generatori con frequenze diverse, ad ogni passaggio dovete ricalcolarvi le impedenze. E le impedenze cambieranno, a meno che non abbiate una rete puramente resistiva, qualunque altra rete ha bisogno di ricalcolare. Cioè, ed è questo il punto della lezione di oggi, il circuito elettrico offrirà un comportamento diverso alla funzione costante, alla prima armonica, alla seconda, alla terza, alla quarta, eccetera, eccetera. E questa possibilità di selezionare un comportamento diverso in frequenza si chiama filtraggio ed è molto utile nelle applicazioni concrete di cui poi vi parlerò appena entreremo nel merito. In altre parole, se questo oggetto qui lo faccio passare attraverso, questa è una corrente, per esempio, una corrente IDT che sta attraversando un induttore, e allora la componente X0, la componente X0 seno di F0, cioè quella frequenza costante, cosa vedrà? L'induttore cosa diventa in corrente continua? Diventa un cortocircuito. Ricordate, la sua Z va a 0. Quindi questa vedrà un cortocircuito. La prima armonica, l'altra componente di questa corrente, cosa vedrà? Vedrà un'impedenza ZL che dipende da omega 0, quindi una certa impedenza. Ma la seconda vedrà il doppio dell'impedenza, la terza vedrà il triplo, l'ennesima vedrà l'impedenza moltiplicata per n. Quindi sull'ennesima, sulle armoniche maggiori, come si comporterà l'induttore? Tenderà a comportarsi come un aperto, perché la sua impedenza cresce, mentre sulle armoniche più basse tende a comportarsi come un corto. Quindi lo stesso oggetto fisico attraversato da corrente cosa farà? Farà passare agevolmente queste componenti, ma inizierà a bloccare le componenti superiori. Questo si chiama filtraggio. E allora, per capire cosa viene fatto ad un segnale, è utile decomporlo in spettri, spettri di ampiezza e spettri di fase. Cos'è lo spettro di un segnale? Se il segnale è periodico e faccio questa decomposizione, lo spettro di ampiezza non è altro che la rappresentazione in frequenza dell'andamento dei suoi coefficienti. Quindi qui ci metto i coefficienti XF, qui ci metto la frequenza omega F, quello che volete. Cosa avrò? Mi vado a riportare, qui c'è il primo coefficiente XZ, coefficiente di ampiezza, quindi XZ. Qui avremo X1, corrispondenza di omega 0. 2 omega 0 avremo x2, 3 omega 0 avremo x3, e così. Vedete? Questo è il cosiddetto spettro di ampiezza, cioè è una rappresentazione in cui viene riportata l'ampiezza delle varie sinusoidi di cui si compone il segnale. In generale queste sono infinite, ovviamente. Abbiamo detto prima, il teorema di Fourier mi dice che
per ricostruire esattamente il segnale elettrico di partenza, io devo fare una serie infinita. Devo fare una serie, quindi una somma infinita di funzioni elementari sinusoidali. Cosa accade però? Affinché questa serie converga, ovviamente è necessario che via via che cresce la frequenza questi coefficienti diventino sempre più piccoli, altrimenti non c'è convergenza, ovviamente. Quello che accade tipicamente è che se parto da un segnale sinusoidale, scusate, un segnale periodico di periodo T, l'ampiezza maggiore ce l'ha la componente principale, cioè l'armonica fondamentale, cioè la funzione sinusoidale che ha esattamente lo stesso periodo T della funzione di partenza. Quindi tipicamente x1 è l'ampiezza massima. In realtà potrebbe essere anche x0 se la spostiamo tanto in alto. Però tra x0 e x1 mi ritrovo le ampiezze massime. Dopodiché le armoniche superiori ci forniranno delle ampiezze via via decrescenti. Non necessariamente decrescenti in modo monotono, ma comunque decrescenti. Che significa questo? Significa che se vado a guardare la realtà, io per poter ricostruire il segnale elettrico non ho bisogno di infiniti addendi. È un po' come quando avete studiato le serie numeriche. Le serie numeriche si possono troncare a un certo punto e vi calcolate l'errore di troncamento. Quando la calcolatrice calcola il seno di x, quando voi calcolate il seno di x veramente, cosa fa? La calcolatrice fa un calcolo numerico. Come lo fa? Un calcolo, il seno di x è una funzione che è nota solo in punti particolari. Per il resto va calcolato secondo la definizione. La calcolatrice non fa altro che la serie di Taylor del seno di x, x più x al cubo terzo, eccetera, eccetera. E si arresta dove? Si arresterà ad un numero di addendi compatibile con l'accuratezza con cui volete calcolare il seno. Quindi se ha sei cifre decimali, si arresterà, che ne so, a 100 addendi, se ne ha 8 si arresta a 200. In altre parole, le serie possono essere troncate e nel troncamento noi inseriamo una approssimazione. Diciamo, è vero che questo segnale XDT in partenza è ottenibile solo aggiungendo infinite sinusoidi, ma nei fatti, dopo la quarta, la quinta, la sesta, quello che resta è trascurato. Quindi stiamo approssimando. Se io tronco questa serie non avrò più l'uguaglianza ma un circa uguale. Ovviamente il livello di approssimazione lo devo sapere prima. E allora si definisce banda di un segnale, qualcosa che conosciamo dalla pratica quotidiana. Cos'è la banda di un segnale? È l'intervallo di frequenza in cui sono comprese le componenti armoniche del segnale che ci consentono di ricostruirlo nell'ambito dell'accuratezza richiesta. Quindi la banda del segnale dipende dalla definizione e qui dall'accuratezza che vogliamo imporre. È un intervallo di tempo, tipicamente si esprime in hertz, quindi si usano le frequenze, non le frequenze angolari. Una definizione molto utilizzata di banda è la cosiddetta banda a 3 decibel. La banda a 3 decibel è l'intervallo di frequenza, quindi F min, F max, tale per cui questi coefficienti sono maggiori o uguali del massimo diviso radical 2. In altre parole, prendete il coefficiente maggiore, nel nostro caso x1, lo dividete per radical 2, tutto ciò che è l'intervallo che contiene tutte le armoniche che hanno coefficienti superiori a questo livello viene considerato la banda del segnale. L'intervallo esterno viene considerato come l'intervallo in cui cadono armoniche che possono essere trascurate. In altre parole, se questo è x1 è il massimo, immaginate che x1 diviso radical 2 si trovi qui,
vedete? E allora la banda del segnale è l'intervallo di frequenza che contiene X0, X1 e X2. Sono le tre componenti che hanno un'ampiezza maggiore di quella che ho usato come taglio. Questo intervallo qui, diviso 2π, perché queste sono pulsazioni, mi dà la banda del segnale. In altre parole, quando il segnale ha una banda di 1 MHz, significa che uscendo da quella banda il segnale ha componenti trascurabili. E se io riesco a recuperare tutte le componenti che sono all'interno di quella banda, posso ricostruire il segnale con il livello di accuratezza necessario per l'applicazione tecnica che sto analizzando. Ovviamente, perché la banda larga è meglio, lo sappiamo per tante ragioni. Se volete ricostruire fedelmente un segnale, tanto più è larga la banda che prendete, tante più armoniche andate ad inserire, tanto più vicino è il segnale ricostruito rispetto al segnale di partenza. Se stringete la banda, che succede? Succede che state ricostruendo un segnale con poche componenti. Allora, per darvi immediatamente un esempio concreto, la banda della voce umana, del segnale elettrico che è la traduzione del segnale acustico che proviene dalla nostra voce, una banda che va da, non parte da zero, non abbiamo componente continua, va da qualche centinaio di hertz fino alle decine di kilohertz. Chiaramente questo può dipendere, le donne, i bambini hanno un'estensione di frequenza maggiore, hanno toni più acuti, quindi arriveranno, supereranno i 10, 12 kHz, 13 kHz. Gli uomini stanno più giù, chiaramente. La banda di un canale telefonico convenzionale è 4 kHz. Questo significa che voi, quando la nostra voce viene trasmessa da un canale, attraverso un canale telefonico, viene compressa in 4 kHz. Se non operate nessuna operazione di, sul segnale, compressione, decompressione, eccetera, eccetera, ma vi limitate semplicemente a prendere il segnale com'è e a mandarlo su questo canale, che succederà? Il canale fa passare 4 kHz. Quindi significa che il canale, come vedremo fra poco, taglierà le frequenze dai 4 kHz in su. Cosa succede quando un canale taglia quelle frequenze? Succede che il segnale in arrivo perde, per esempio, i toni alti, viene deformato, perché la ricostruzione del segnale è mancante delle frequenze più elevate. Quindi la voce si sente piatta, si sente deformata, perché l'avete ricostruita male, gli mancano delle componenti. Quindi, quando io definisco la banda di un segnale, sto dicendo qual è l'intervallo minimo che mi devi garantire, che il mio sistema deve far passare, se volete, affinché io possa ricostruire quel segnale in maniera corretta, cioè nell'ambito dell'accuratezza richiesta. Chiaramente questo da chi dipende? Dalle applicazioni. Nella telefonia l'obiettivo è di sentirci, capirci. Se io invece sto ascoltando musica in alta fedeltà, l'obiettivo non è solo di ascoltare, ma di apprezzare l'estensione dinamica, l'estensione frequenziale. Voglio sentire la musica per bene. Allora a quel punto io devo avere dei sistemi che hanno una larghezza di banda compatibile con la banda del segnale. Altrimenti è come se volessimo infilare tanta acqua in una conduttura che è molto più stretta della portata che vogliamo far passare. Quindi perderemo una parte, una volta che l'abbiamo persa è informazione che non si recupera più, non è possibile ricostruire il segnale perché avete perso l'informazione. Quindi conoscere lo spettro di un segnale elettrico significa sapere come si distribuisce, se volete, la sua energia nelle componenti di questo segnale. Ovviamente questo tipo di conoscenze è utile conoscerla sempre, se avete applicazioni di quelle che vi ho appena fatto cenno. Lì, per esempio, vogliamo progettare il sistema elettrico, per esempio l'amplificatore, il canale di trasmissione, il microfono stesso, in modo che la banda di questo sistema, come vedremo, sia compatibile con quello che vogliamo far passare.
Ma potrebbe anche succedere il contrario, potrebbe anche succedere che questo sia un segnale elettrico in bassa frequenza, quindi ha un obiettivo che è quello di trasportare energia, non di trasportare informazione. Nel qual caso si inverte il ruolo, perché io in realtà questo lo vedo come corruzione di un segnale che dovrebbe essere questo. Per far lavorare i sistemi elettrici in bassa frequenza a 50 Hz, il nostro impianto di casa vorrebbe solo questo, perché è progettato per la sinusoide a 50 Hz con 230 volt di valore efficace di tensione. Tutte le altre condizioni sono peggiorative rispetto a questa situazione. Quello che succede è che quando in realtà andate a misurare la tensione e la corrente di un impianto elettrico non troverete mai questo, ma troverete qualcosa di più simile a questo. Cioè ci saranno effetti di deformazione di questa forma d'onda legata alla generazione di armoniche superiori. Questa generazione di armoniche superiori che si vanno a sovrapporre peggiorano la qualità del segnale che noi vorremmo e sono legate a non idealità dei componenti, soprattutto a non linearità dei componenti. Se i componenti sono lineari nascono le armoniche superiori. Immaginate un componente che faccia il quadrato di una corrente invece che moltiplicarlo per z. Se fate il quadrato di una sinusoide, l'abbiamo già visto quando abbiamo studiato le potenze, il seno al quadrato produce un seno di 2 ohm tra i suoi pezzi, quindi ha un'armonica superiore doppia e così via. Quindi in quel caso io non voglio vedere tutta sta gente qua, io vorrei vedere solo questo signore, che è la frequenza di 50 Hz. A questo punto opererò con il circuito a valle un filtraggio. Prima mi sono posto il problema di far passare quante più componenti possibili e quindi useremo certi tipi di filtri. Adesso io vorrei far passare una sola componente, vorrei rimuovere questo rumore. E allora mi chiedo se sia possibile, lo vedremo la prossima ora, isolare solo questo. Quindi prendere quel segnale, ripulirlo e ottenere questo qui, che è quello che mi serve. In entrambi i casi parliamo di filtraggio, cioè di far passare questo segnale attraverso un circuito che possa operare un'operazione di filtraggio. Bene, posso introdurvi concettualmente la questione e poi prossima lezione la completiamo. Allora, concettualmente abbiamo detto, se sto lavorando con questo tipo di segnale, io posso pensare che questo segnale sia decomposto in tante funzioni sinusoidali, ciascuna delle quali può essere trasformata in fasore, trasformata in frequenza. Allora, immaginate a questo punto che la trasformazione in frequenza di questa XDT X con F o X con omega come volete sia nient'altro che la somma di tutti e la trasformazione delle, non dico la somma perché un po' dovrei introdurre un altro concetto, la trasformata di Fourier, ma non voglio appesantire la parte matematica. Immaginate che noi riusciamo a fare questa operazione di trasformazione fasoriale sui singoli componenti, quindi questo è un fasore di ingresso che può rappresentare uno qualunque di quei componenti. Vabbè? Il mio circuito vede in ingresso questo fasore, mi dà in uscita un altro fasore, per esempio per me l'uscita è la corrente presa sull'impedenza, l'ingresso è la tensione che alimenta una coppia di morsetti. Adesso non vi fossilizzate su chi è X e chi è Y. X è una corrente e una tensione, Y è una corrente e una tensione. Se il sistema è lineare, ci sarà un legame lineare tra X e Y. Questo legame lineare si chiama funzione di trasferimento. HF. Poi vi farò un esempio concreto. Ma la funzione di trasferimento non è altro che il coefficiente per cui dobbiamo moltiplicare
la funzione per cui dobbiamo moltiplicare l'ingresso per ottenere l'uscita. Quindi, per esempio, se l'ingresso è una corrente, l'uscita è una tensione, H è una zero, un'impedenza. Beh. La funzione di trasferimento chiaramente è una funzione complessa, come lo è l'impedenza, per esempio. Quindi se X avrà il suo modulo e fase, Y avrà modulo e fase, H avrà modulo e fase. Il modulo della funzione di trasferimento si chiama risposta in ampiezza. La fase della funzione di trasferimento si chiama risposta in fase. Non vi ho detto prima, non lo useremo nelle nostre considerazioni, accanto allo spettro di ampiezza per un segnale potete anche definire lo spettro di fase. Che cos'è? È la rappresentazione dei valori di φ0, φ1, φ2 in corrispondenza delle frequenze delle varie armoniche. Lo spettro di fase in realtà a noi non servirà per le applicazioni, ci limiteremo allo spettro di ampiezza, ma vi preannuncio, lo spettro di fase è molto importante per studiare la stabilità dei sistemi, lo vedrete nei corsi di controlli. Nello studio della stabilità dei sistemi occorre andare a vedere come risponde in fase questo mio circuito elettrico. Noi non ce ne occuperemo. Quello che, su cui ci concentreremo è questo, la cosiddetta risposta in ampiezza. Perché? Perché l'ampiezza dell'uscita sarà uguale all'ampiezza, lo spettro di ampiezza dell'uscita sarà uguale alla risposta in ampiezza del circuito per lo spettro in ampiezza del segnale. In altre parole, così arriviamo a una conclusione. Se io faccio entrare in questo mio circuito elettrico un segnale che ha questo spettro, questo è F e questo è, suo spettro, è lo spettro di ampiezza di X, qui c'è 0, F0, 2F0, 3F0 e così via. Se questo è lo spettro, cosa succederà una volta che questo segnale è entrato nel circuito elettrico caratterizzato con questa funzione di trasferimento? Immaginate che X sia una corrente e che questo sia una semplice impedenza e Y sia la sua tensione. Entra la corrente, si moltiplica per Z e otteniamo la tensione. Quindi a questo punto H sarebbe il modulo di Z. Ok? Benissimo, le operazioni di cui vi ho parlato prima, di filtraggio, possono essere classificate dal punto di vista ideale in vari tipi di filtraggio. Il filtraggio di cui vi ho parlato all'inizio, quello che voglio fare correttamente per far sì che passino tutte le componenti utili del segnale, lo possiamo operare con un cosiddetto filtro passa basso ideale. Cosa fa un filtro passa basso ideale? Ha questa risposta. Questa è H. Vale 1 fino a una certa frequenza. F max. E poi vale 0 da F max in poi. Questo è un passa basso ideale. Questo per quanto riguarda la risposta di ampiezza. In altre parole, cosa fa questo filtro? Vedete, se la relazione è questa, io per ottenere l'uscita cosa faccio?
prendo le componenti di ingresso, le moltiplico per H. Quindi significa che le componenti 1, 2, 3, 0, 1, 2 e 3 vengono moltiplicate per 1. Quindi passano indisturbate, stiamo dicendo questo. Le altre componenti vengono rimosse perché vengono moltiplicate per 0. Quindi questo filtro vi fa passare esattamente le componenti che volete. La frequenza Fmax viene anche chiamata frequenza di taglio, indicata con Ft. Bene, adesso questo è un filtro ideale che fa che cosa? Fa on off, o passa o non passa. Le componenti fino a quello che vogliamo noi passano indisturbate, le altre vengono completamente cancellate. Quindi, se voglio risolvere il primo problema di quelli che vi ho posto, voglio far passare il mio segnale elettrico senza introdurre approssimazioni eccessive, quindi senza deformarlo, voglio ascoltare in alta fedeltà il segnale audio, quella FT dovrà essere maggiore o uguale alla banda del segnale. Se il segnale ha 12 kHz, da 0 a 12 kHz di banda, FT la dovrò mettere a una frequenza superiore ai 12 kHz. Ok? Sto facendo passare 10 metri cubi al secondo di acqua, sto usando una conduttura che ne può sopportare 12 metri cubi al secondo di acqua. Ok? Questo è il concetto. Cioè, FT, questo FT dipende dal canale, dal circuito. La banda invece dipende dal segnale che ci avete messo. Quindi se io voglio riprodurre tutto il segnale con l'accuratezza che mi sono dato, devo studiare, progettare un canale la cui banda sia compatibile, la cui frequenza di taglio, scusatevi, sia maggiore o uguale alla banda. Ok? Altrimenti la banda è troppo stretta, il canale è troppo stretto, non ce la fate a trasmettere queste informazioni. Quello che vi dico vale in generale, vi ho fatto l'esempio della voce, ma in generale quando voi allargate la banda cosa riuscite a fare? Riuscite a trasportare più informazioni. Ecco perché i sistemi a larga banda sono quelli che dal punto di vista della quantità delle informazioni che riuscite a trasportare sono migliori, ovviamente. L'altro caso, e chiudo, se io invece voglio far passare solo alcune determinate frequenze, utilizzerò il cosiddetto filtro passabanda ideale. Il filtro passabanda ideale è un filtro che ha una risposta del genere. È un filtro che ha due frequenze di taglio, una inferiore e una superiore. Immaginate che sia qui, vale 1 la sua risposta in ampiezza all'interno di questo intervallo e 0 all'esterno. In altre parole, il filtro passa banda va a prelevare solo le frequenze che volete. E questo per esempio è usato per ripulire i segnali elettrici. Nelle applicazioni che vi dicevo prima, noi non vogliamo che si generino queste armoniche superiori. Vogliamo ripulire, vogliamo riprendersi solo a 50 Hz. Io metto un filtro passa banda che fa fino a FT1 cancella tutto, moltiplica per 0. Da FT1 a FT2 moltiplica per 1, quindi fa passare disturbato il segnale, dopo FT1 cancella di nuovo. E qui, questo mi consente per esempio in ambito elettrico di ripulire il segnale da armoniche spurie, ma in realtà questo viene usato ogni volta che ascoltiamo un canale radio, perché il canale radio, il canale televisivo, quello che volete voi, è un pacchetto di informazioni che è stato inserito
con un'operazione che si chiama modulazione, in una banda, quindi in un intervallo a cavallo di una frequenza principale che si chiama portante. Quando io voglio ascoltare rete 101, 101 MHz, mi vado a sintonizzare col mio circuito sulla frequenza F0 101 MHz. Dopodiché devo andare a ripulire tutte le altre stazioni. Qui ci sarà 103, qui c'è Radio Maria, c'è Sene, eccetera, eccetera. Ovviamente, se nel mio circuito, se al mio ricevitore faccio arrivare tutte le componenti, non riesco a sentire quello che vorrei sentire, cioè il canale che ho selezionato. Quindi l'operazione di sintonizzazione è quella di spostare il centro di questo filtro sulla frequenza portante della radio che voglio ascoltare. Dopodiché il filtro dovrà tagliare tutto il resto e lasciarmi l'intervallo di frequenza in cui sta trasmettendo questa radio. Tanto più è buono questo filtro, tanto più è pulito il segnale che riesco a ricavare. Se la radio è di scarsa qualità, io avrò una banda di questo filtro che si allarga e vado a pescare anche la stazione radio che sta trasmettendo una frequenza adiacente. Non riesco ad avere una risoluzione perfetta tra le radio. Quindi l'operazione di filtraggio mi consente in tanti ambiti, sia elettrico che di telecomunicazione, di operare una selezione, e questo è il motivo per cui noi riusciamo a trasmettere i segnali contemporaneamente, utilizzando la selettività in frequenza. Se questi segnali li andassimo a vedere nel tempo, non avremmo nessuna possibilità di distinguere 103, 102, 99, eccetera, eccetera. La possibilità ce la dà l'analisi in frequenza. Quindi, se andate a misurare la corrente che arriva sulla vostra antenna, provate qualcosa che a prima vista sembrerebbe assolutamente caotica, arbitraria e priva di informazioni. L'analisi nel tempo non vi consente di discriminare le sorgenti che state ricevendo. Passate agli spettri, e negli spettri voi sapete che da qui a qui c'è Radio 1, da qui a qui c'è Radio 105, da qui a qui c'è 103.3 e così via. Cioè ogni radio ha un'allocazione in frequenze e non può trasmettere su altre frequenze, altrimenti quindi i canali a cui noi siamo abituati ad associare l'informazione sono discriminati in frequenze, non nel tempo. Ovviamente quello che vi dico per le radio vale per tutti i segnali telecomunicazioni. Il segnale televisivo avrà la sua banda di frequenze, le sue frequenze, le sue bande. Il segnale dei cellulari ha le sue frequenze, che cambiano a ogni generazione, sono partiti dai 900 MHz, 1.800, 3, eccetera, eccetera, 2, 2, 4, eccetera, eccetera, a seconda delle tecnologie che si utilizzano. Okay? La frequenza a cui associamo queste tecnologie è sempre la frequenza di centrobanda. Una frequenza non trasporta alcuna informazione, una banda trasporta informazioni, perché se vi do una sola frequenza vi sto dando questa funzione, solo la sinusoide. Invece l'informazione, che può essere un colore, un suono, quello che volete voi, è associata a più di una frequenza, quindi a una banda che va trasportata.